I wanna be a wonder child. Would you try me for a while? Twist the priestess from the Nile. Mute your wish a darker vial. There's a place I'd like to stay under your skin that I lay. Too many different places. Explore, recover the faces. Siamo a Casnigo, nelle fantastiche cinque terre della Val Gardino, e questa è la salita che porta alla Madonna d'Erbia, e è una salita che faccio abitualmente perché è qua in paese, e oggi la faremo con gli schieroni. Allenamento quest'oggi sotto il diluvio. Abbiamo beccato proprio l'acqua nel salire, però dai, abbiamo fatto il nostro allenamento. Manca ormai poco la stagione, come stai Pietro? Ma come tutti gli altri anni, adesso vediamo,
Sono allenato un po' di meno quest'anno, un po' col bambino, un po' con... Quindi non lo so cosa combino. Spero di non farmi male come gli altri anni inizio stagione, che è un mio classico, e spero di restare ai miei livelli, ai miei miseri livelli, dai. Siamo qui nella tua terra, in una chiesa che per te vuol dire molto. E qua 2 anni fa ci siamo sposati, io e la Cri, e l'anno scorso è arrivato anche, cioè quest'anno è arrivato anche il Pargolo, il Ricky, e... Ma è una famiglia che cresce, stiamo bene assieme, un po' la faccio urlare, la cambierò, porterò più pazienza. E mentre questa pioggia, che si spera in alto sia neve, preannuncia appunto l'avvicinarsi dell'inverno, fai un bilancio dello scorso anno e un obiettivo per il 2013. Ma l'anno scorso è stato un anno un po'... particolare, perché mi sono preso delle belle soddisfazioni, però è stato anche un anno di grandi fatiche, perché correvo con un socio molto più forte di me, ho fatto sta Pierramette, sto Ruitor con William, che è il più forte sci alpinista che c'è adesso al mondo, e quindi mi è toccato tirar fuori un po' tutto quello che avevo per stargli dietro, però sono contento di avergli dato una mano a lui a raggiungere, a vincere la Grand Course, e lui l'ha data a me per fare il podio in queste due classiche che mi mancavano. Adesso c'è il podio in tutte le grandi classiche, una magra soddisfazione che non ne ho vinta neanche una, però per me è comunque una grande soddisfazione. 2013. Quest'anno, come ti dicevo prima, spero di non farmi male inizio stagione, che l'anno scorso ho fatto un mese fermo proprio a novembre-dicembre, e spero di mantenere ancora i miei livelli. Andare più forte è difficile per me, perché è sempre un ritagliare il tempo per l'allenamento e per lo sport, però restare a sti livelli per me è una grande soddisfazione, e speriamo di riuscirci ancora anche quest'anno. Dopo gli splendidi risultati dello scorso inverno, cos'è cambiato in Pietro Lanfranchi? Ma a dirti la verità penso proprio niente, perché comunque il mio modo di prendere lo sci alpinismo e lo sport in generale è sempre quello. Prendo sempre un po' il risultato, quello che arriva va sempre bene. È ovvio che quando sei in gara dai tutto, però... Io ho la fortuna che non devo dimostrare niente a nessuno, e non devo rendere conto a nessuno di quello che faccio, quindi quello che viene. L'importante è che sia fatto così, amando lo sci alpinismo come lo amo io. Hai però dimostrato che il ragazzo della Val Gandino è diventato grande tra i grandi. Ma grande, i grandi penso che siano altri, non è Lanfranchi. Però mi piace, cioè sono proprio orgoglioso di essere lì a volte a sbattagliarmela. Ti ripeto, per me è una grande soddisfazione. Speriamo che anche oltre a me, nelle giovani leve valgandinesi e della Val Seriana e di tutta la Verganasca, arrivi ancora qualcuno alla nazionale di sci alpinismo, anche perché è veramente una valle che è molto innamorata di questo sport e ha avuto anche grandi campioni in passato, quindi spero di cedere lo scettro presto a qualcun altro. Una valle quest'anno che va anche nel circuito mondiale. Quest'anno è una bellissima soddisfazione per lo Scital 13 Clusone, di riuscire a organizzare una tappa della Coppa del Mondo di sci alpinismo, e per me è una grandissima soddisfazione da bergamasco, spero di riuscire a parteciparvi. Intanto sono ancora in nazionale, speriamo di restarci anche quest'inverno, ma speriamo vada tutto bene, ma la macchina organizzativa di Clusone ha sempre dimostrato di essere una delle migliori al mondo, penso, perché veramente ha sempre fatto gare con budget ridottissimi ma di altissimo livello. Beh, Lanfra, fuori piove davvero tanto, dal tuo Riccardino ti portiamo noi in macchina, va? Grazie mille.